Ed eccoci, siamo qui ritornati in questo nuovo video ennesimo per parlare di notizie. Siamo in un periodo in cui escono molti video perché nel corso delle settimane le ho accumulate, ora ho più tempo per registrare e quindi parliamo un po' di ufficialità, interviste. E partiamo dal campionato di Bundesliga 2, quindi dalla seconda divisione tedesca. Perché Norimberga cambia la guida tecnica e affida la panchina a Weinziel, che assume quindi il comando di Norimberga, che in campionato non sta entusiasmando, squadra di categoria che ogni anno punta alla parte sinistra di classifica. Fino a questo momento ha raccolto 13 punti in 12 gare. Con l'arrivo di Weinziel, una vittoria e una sconfitta, però nelle precedenti 10 gare solo 10 punti raccolti, quindi evidentemente la società non era soddisfatta del lavoro svolto e ha voluto dare una scossa all'ambiente, quindi annunciando un mister ancora relativamente giovane, ma al tempo stesso anche assolutamente valido. Ha allenato già lo Stoccarda, l'Augsburg, anche lo Schalke, quindi negli ultimi tempi e negli ultimi anni ha raccolto esperienze importanti e adesso approda al Norimberga, che vorrà sicuramente dire la sua in questo campionato. Detto ciò, di altre notizie, rinnova De Biasi con l'Azerbaigian, quindi parliamo di CT. De Biasi, che è approdato sulla panchina al comando della nazionale azera qualche tempo fa, e adesso rinnova fino al termine delle qualificazioni ad Euro 2024, quindi per sostanzialmente un anno fino a novembre 2023, un rinnovo importante che conferma quindi il mister anche per la prossima tornata di qualificazioni al prossimo campionato europeo di calcio. Azerbaigian che proverà a qualificarsi, diciamo, non dico impossibile, alquanto improbabile, però De Biasi proverà, diciamo, in questo senso a dare ancora di più la sua impronta alla squadra e lottare quindi per il giocarsi l'europeo, ripeto, però obiettivo sicuramente difficile. Detto ciò, cambia la panchina in casa Elche, quindi andiamo in Spagna perché Francisco Rodriguez viene ufficialmente esonerato dopo la sconfitta contro il Vallecano, che risale a ormai qualche settimana fa. Francisco Rodriguez è stato esonerato all'inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative di una squadra il cui obiettivo comunque la salvezza, ma in questo inizio di campionato l'Elche occupa l'ultima piazza della Liga, 3 soli punti raccolti in 9 giornate, pochissimi gol realizzati e quindi una classifica che si sta rivelando deficitaria, quindi si è optati per il cambio di allenatore e vedremo su chi punterà l'Elche, però credo che poi eventualmente ne parleremo. Sicuramente serve una svolta per una squadra, ripeto, in difficoltà. Quindi questo è. Detto ciò, altro movimento è quello in casa Sampdoria, perché ufficialmente il maestro Giampaolo viene esonerato per far spazio a Stankovic. Tra l'altro Stankovic ha anche accostato all'Inter, un allenatore che da poco aveva rinnovato con lo Stella Rossa di Belgrado, però arrivata questa chiamata della Samp ed in particolare della Serie A non ha potuto rifiutare. Partiamo però dal discorso Giampaolo, che quindi viene così ufficialmente silurato per l'ennesima volta in carriera e per l'ennesima volta negli ultimi anni, un Giampaolo che non riesce a continuare un progetto per sicuramente il tempo che lui necessita, diciamo, comunque che lui vorrebbe, e quindi purtroppo, diciamo, non riesce a dare la sua impronta alla squadra. Dopo quella stagione straordinaria con la Samp, o comunque straordinaria in cui, se non ricordo male, la Samp fece 50 punti o qualcosa in più. Da lì è crollato verticalmente tra Milan, il ritorno ancora alla Samp, non ha mai entusiasmato e è arrivato un esonero meritato per una Samp che viaggia nelle
in zona retrocessione in un campionato sicuramente livellato, abbastanza equilibrato, dove anche le neopromosse hanno valori importanti per la categoria, però la Samp per blasone e anche per giocatori in rosa sicuramente non può viaggiare in quelle posizioni di classifica. Per dare una svolta è arrivato Stankovic, un allenatore che sicuramente dà molta carica alla squadra, dà aggressività, voglia, arriva con una mentalità vincente, perché non dimentichiamoci che arriva dallo Stella Rossa, che è una squadra che ogni anno vince il campionato in Serbia, quindi ha comunque una mentalità vincente che potrà conferire alla squadra. È vero, non è semplice entrare nella testa dei giocatori e fin da subito dare una svolta, perché la Samp è in grande difficoltà anche e soprattutto dal punto di vista mentale, quindi non sarà semplice, però l'obiettivo è ovviamente centrare la salvezza, far uscire la Samp dalle sabbie mobili, e chissà che questa esperienza per Stankovic dovesse essere poi positiva, non possa rappresentare per lui un trampolino di lancio importante. Ha firmato un contratto fino alla fine della stagione con opzione di rinnovo, credo in caso di salvezza, e vedremo se riuscirà a portare a termine il compito. Cambio di panchina, tornando in Spagna, anche in casa Siviglia. Viene ufficialmente esonerato dopo la sconfitta dell'altro pesante contro il Dortmund di Champions, Lopetegui, e lo rimpiazza Sampaoli, quindi per lui si tratta di un ritorno. Lopetegui viene così esonerato dopo aver comunque disputato ottime stagioni negli ultimi tempi, perché non ricordiamoci che il Siviglia ha sempre fatto abbastanza bene, anche l'anno scorso è arrivato tranquillamente tra le prime quattro senza troppi patemi, e ha sempre disputato delle buone partite, delle buone annate in generale. Quest'anno evidentemente non è scattata la scintilla. Sul mercato ha perso anche diversi pezzi importanti: Diego Carlos è andato via, l'Aston Villa si è rotto, Koundé è andato a Barcellona, ha perso anche De Jong, che vabbè è rimasto poco, però ha perso anche lui. Ha perso diverse pedine importanti, Munir che è andato al Getafe, e evidentemente non sono stati prontamente rimpiazzati con giocatori all'altezza comunque, che potessero aderire alle caratteristiche del gioco di Lopetegui. Quindi evidentemente problematiche anche di mercato, divergenze che hanno portato un po' di discordia nell'ambiente, e un Siviglia che si ritrova quindi a viaggiare in posizioni che almeno in questa fase non gli competono del tutto in classifica, perché parliamo di una squadra il cui obiettivo è sicuramente rientrare tra le prime quattro, e ad oggi è dodicesimo in classifica con 10 punti raccolti in 10 partite, una media da salvezza tranquilla, che non basta ovviamente. C'è tempo per poter recuperare, manca tra l'altro anche un bomber, perché quello che ha fatto più gol è Oliver Torres, che è una mezzala, quindi ripeto, sicuramente manca qualcosa in termini sul mercato, però adesso nei mesi che intercorrono alla prossima finestra serve una scossa, e questa la potrà dare un mister come Sampaoli, che conosce bene l'ambiente, quindi sicuramente saprà come risollevare la squadra, come anche interfacciarsi con la tifoseria, perché il Siviglia ogni qualvolta perdeva in casa veniva subissato di fischi da parte dei tifosi, fischi anche abbastanza diciamo comprensibili. E Sampaoli, conoscendo l'ambiente, può gest saper gestire queste situazioni. Firma fino al 2024, quindi un contratto, se vogliamo, a lungo termine, e vedremo se riuscirà a dare quello che spera il Siviglia. A questo punto però mi sposterei in Inghilterra. Novità per quanto riguarda il Nottingham Forest. Notizia molto interessante per quanto riguarda un cambio nel ruolo di direttore sportivo e la conferma di Cooper. Partiamo dal ruolo di direttore sportivo, perché il Nottingham Forest ha annunciato il nuovo direttore sportivo, ovvero Filippo Giraldi, uomo mercato del Watford di Pozzo, direttore sportivo di esperienza e altro direttore sportivo per l'appunto italiano in Inghilterra, dopo Paratici, che attualmente lavora al Tottenham. Giraldi quindi abbraccia il progetto Nottingham Forest,
un Nottingham che ha speso tantissimo nella finestra di mercato estiva, non sta raccogliendo i frutti perché in classifica è messo abbastanza male, si trova attualmente in zona retrocessione e sembra non riuscire ad uscirne, nonostante giustamente il club voglia dare fiducia al mister, ovvero a Cooper. Tra l'altro lo ha anche rinnovato, ma adesso ne parliamo. Giraldi sicuramente direttore di competenza, che conosce bene il campionato e che potrà anche in un certo senso gestire bene una rosa ben folta, che forse dovrà anche essere un po' sfoltita perché ci sono tanti giocatori e forse anche troppi, mi verrebbe da dire. Quindi chissà che fin da subito non si possa dare una svolta ad un Nottingham che deve sicuramente migliorare, anche perché ha la peggior difesa del campionato, differenza di meno 16, che è la peggiore di tutta la Premier League. Nonostante questo, la società ha voluto confermare Mr. Cooper, che rinnova così con il club inglese fino al 2025. Questo non è un rinnovo più che altro che vuole dare un messaggio all'ambiente, non è tanto un rinnovo, credo, programmato. O meglio, è un rinnovo magari programmato, ma che la società ha voluto annunciare in questo momento per dare un messaggio all'ambiente, ovvero noi siamo col mister, non ci interessa delle critiche esterne, dei risultati, siamo penultimi, non ci interessa, noi siamo col mister, con lui vogliamo continuare questo progetto e centrare la salvezza. Cambiamo direttore sportivo? Va benissimo, il mister però rimane Cooper. Questo secondo me è il messaggio che ha voluto far passare la società con questo rinnovo, che comunque è meritato per il lavoro che ha svolto finora negli ultimi anni. Quest'anno, ripeto, non è partito benissimo, però ha tutto il tempo per poter rifarsi, la classifica è ancora corta, siamo all'inizio del campionato, quindi giustamente non si fa prendere dalle ansie il Nottingham e conferma lucidamente il buon Cooper. Detto ciò, per quanto riguarda le altre notizie, a questo punto andiamo di notizie extra, perché il fondo 77 Partners acquista il Melbourne Victory, fondo che vi ricordo è detentore delle quote del Genoa e non solo, anche dello Standard Liegi, formazione importante del panorama belga che, se non ricordo male, milita in Europa o in Conference League. Tra le altre, il 77 Partners anche il Red Star, formazione della terza o seconda divisione francese, e in Brasile il Vasco da Gama. Quindi a queste quattro squadre si aggiunge anche il Melbourne Victory, una tra le due o tre squadre principali del panorama australiano: Western United, Sydney e sicuramente anche il Melbourne Victory. Un'acquisizione importante per un fondo che continua ad investire nel mondo del calcio e chissà se continuerà in questo senso oppure si fermerà qui, però sarà interessante per tutti poi questi club qui, diciamo, non dico scambiarsi i giocatori, però vedere magari i giocatori più interessanti del Melbourne, andare al Genoa, allo Standard Liegi, oppure il contrario, magari i giovani andare a fare esperienze in Australia. Poi, essendo tutti i club appartenenti ad un unico fondo, ci possono essere relazioni più e ci saranno sicuramente relazioni più migliori, e quindi si potranno anche in questo senso vedere nuovi scenari interessanti. Detto ciò, però, direi che possiamo proseguire. Notizia particolare per quanto riguarda match sospesi o cose così, perché il match che risale, se non sbaglio, a 6 ottobre, comunque inizio ottobre, tra Malmo e Union Berlino è stato sospeso. Ennesimo episodio di violenza in Europa League dopo i tanti accorsi durante i match del Marsiglia, del Francoforte e non solo, Nizza Colonia, se non ricordo male. Tanti match in cui purtroppo sono avvenute violenze, anche quello tra Malmo e Union Berlino ha visto uno stop temporaneo per via dei petardi, dei fumogeni che i tifosi tedeschi hanno lanciato contro i supporter svedesi. Comunque ci sono sempre di mezzo i tedeschi o i francesi, purtroppo. Quindi speriamo che possano darsi una calmata, perché non è che tutto il mondo gira anche attorno a loro, e speriamo possano in questo senso
prendere anche misure forse più decise per evitare che accada in futuro, perché nonostante le sanzioni e tutto, stadi chiusi, multe, continuiamo a vederle, quindi evidentemente non basta. Alta sospensione, questa per quanto riguarda il match di Coppa Italia Serie C tra Firenzuola e Lucchese, che è stato prontamente recuperato e che ha visto a Lucchese vincere i rigori, invece sospesa al 60° circa del secondo tempo per un infortunio bruttissimo occorso al calciatore del Firenzuola, Anelli, il quale è stato trasportato tra l'altro poi all'ospedale di Parma, che è vicino a Firenzuola, più o meno, diciamo, in elicottero 10 minuti massimo, anzi forse anche qualcosa in meno. Fatto sta che non è successo nulla di grave, non è successo l'imponderabile ad Anelli, match che si è poi concluso, come dicevo, con la vittoria della Lucchese ai calci di rigore. Detto ciò, di altre notizie particolari, questa riguarda una brevissima intervista a Ghirelli, non tanto un'intervista quanto più la conferma che durante il periodo invernale, che ovviamente inizierà con novembre in particolare, e non solo, anche dicembre, diciamo che l'obiettivo della C, ma ne abbiamo già parlato ampiamente, è quello di far giocare, disputare le partite di giorno prevalentemente. Quindi la conferma che arriva dal presidente della Lega di C, che è fautore di questo, se vogliamo, questa novità che quest'anno caratterizzerà la terza serie italiana, quindi il giocare di mattina, che poi mattina, tarda mattinata, inizio pomeriggio. Ora andiamo un po' a parlare delle date di Euro 2024 e anche dei gironi, perché negli scorsi giorni la UEFA ha annunciato, anzi credo la FIFA in realtà, ha annunciato le date di Euro 2024, ovviamente date di qualificazione, perché vi ricordo che ci sono le qualificazioni, e poi la fase finale. Per quanto concerne la fase finale, si disputerà tra il 14 giugno e il 14 luglio del 2024, quindi tra un anno e mezzo, e mentre la prima giornata, perché sono 10 in totale le giornate, visto che ogni girone è composto da 6 squadre, tutti i gironi composti da 6 squadre, se non sbaglio, forse qualcuno 7, onestamente non penso tutti da 6, e niente, sì, credo 6 gironi, cioè 6 gironi, non 6 gironi, sono in totale 10 gironi, ma tutti da 6 squadre, in totale sono 10 giornate, e vabbè, poi l'Italia tra l'altro sarà impegnata anche nelle Final Four, quindi dovrà giocare la terza e la quarta giornata in altre date. Però al di là di questo, prima giornata che è in calendario il 23 e il 25, dal 23 al 25 di marzo, quindi si inizierà a marzo con le qualificazioni europei. Mentre quali sono i gironi? A questo punto questo è l'aspetto più interessante. Partiamo dal gruppo A per poi commentare con l'Italia che il gruppo c'era. Il gruppo A è composto da Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia e Cipro, quindi qua sono 5 squadre. Gruppo B, Olanda, Francia, Irlanda, Grecia e Gibilterra, quindi qui girone molto molto tosto. Poi c'è quello dell'Italia di cui parliamo dopo. Gruppo D, Croazia, Galles, Armenia, Turchia e Lettonia. Gruppo E, Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe e Moldavia. Gruppo F, Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian ed Estonia. Gruppo G, Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria e Lituania. E poi i gironi da 6, ovvero gruppo H, Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord e San Marino. Il gruppo I, Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia ed Andorra. E il gruppo J, Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia e Liechtenstein. Questi ultimi 3 gironi sono composti da 6 squadre, quindi avranno anzi, 2 giornate in più rispetto agli altri. L'Italia invece solo 8 giornate disputerà, proprio perché è inserito in un girone da 5 squadre. Ma quali sono queste 5 squadre? Vi ricordo che la prima va direttamente agli europei, la seconda invece è inserita in una classifica dove poi le migliori seconde si giocheranno gli spareggi, così come avviene per i mondiali sostanzialmente. L'Italia è un girone molto molto difficile.
con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta. Un girone veramente difficile, vabbè, al di là di Malta, la Macedonia che ci ha già messo in grande difficoltà e ce lo ricordiamo bene, l'Ucraina che comunque è un avversario imprevedibile e soprattutto anche ostico, con tanti calciatori più che validi e che giocano nei maggiori campionati europei, e l'Inghilterra che si presenta da sola. Quindi girone tostissimo per l'Italia, ma dove l'obiettivo dovrà essere di sicuro quello di arrivare prima ed evitare a tutti i costi gli spareggi per non rievocare i vecchi fantasmi, diciamo, di un tempo. A questo punto parliamo un po' di notizie relative delle interviste. Questa è un'intervista veloce ad un calciatore, anzi no, questo magari lo vediamo in un prossimo video. Prima, questa che è bella lunga. Allora, intervista ad Andrea, o meglio, più che altro è un editoriale, definiamolo così, di un giornalista di Tutto Mercato Web, ovvero Andrea Lo Sapio. Qualcosa di questo giornalista avevamo già portato sul canale, avevo commentato già un altro editoriale, però questo che ha portato, e adesso lo leggerò tutto, bello lungo, però secondo me interessante da commentare, andiamo un po' a vederlo. Ogni tanto mi fermerò per vedere, per commentare insieme a voi le sue parole. Ha parlato di bilanci, ha parlato di debiti e secondo me è, ripeto, interessante. Vediamo un po' di leggerlo. In una settimana sono arrivati i bilanci delle tre squadre più importanti d'Italia, fatturati che non si possono nemmeno lontanamente avvicinare con le big d'Europa, ma questo è un altro discorso. Sono ancora dati monchi per molti motivi, perché per un periodo gli stadi non hanno avuto il 100% delle presenze, perché le sponsorizzazioni continuano a contrarsi, probabilmente perché il merchandising non esiste così come una visione di marketing che si avvicina a quelle di altre squadre. Parliamo solo di fatturato, perché le spese continuano ad esserci ogni anno, come quando non c'era il Covid e i bilanci continuavano a piangere lacrime amare. Quindi lui sta dicendo, allora, sono arrivati i bilanci che non si possono e non si devono comparare con le altre, perché il fatturato è diverso, perché il merchandising è diverso e perché le uscite comunque ci sono come ci sono sempre state, al di là della scusante, perché il messaggio di fondo che vuole far passare questo con le ultime parole, le ultime quattro righe, sta dicendo che le spese c'erano anche prima, i debiti c'erano anche prima, non è che il Covid è una scusa per dire che si spende di più, c'erano anche prima. Infatti, questa è una frase in cui mi ritrovo assolutamente, sono d'accordissimo, la verità è che tutti vivono ampiamente al di sopra delle proprie possibilità e questo credo sia assolutamente vero. Soprattutto in un periodo, aggiungo io, dove ci sono tante uscite, le squadre non smettono comunque di spendere in termini di mercato o di diciamo di puntare magari più sui giovani, non lo fanno. E quindi il discorso è che effettivamente si ritrovano i club ad essere fortemente indebitati perché spendono di più di quanto potrebbero spendere. Poi, ripeto, vero che siamo in un periodo di pandemia, crisi, guerra, luce, gas e tutto, però ci si deve anche adattare purtroppo, non ci si può fare niente, non è che il Milan, la Juve o l'Inter può essere sopra di importanza alla guerra in Ucraina, quindi ci si deve anche adattare, così come lo fanno tutti nel privato, lo devono fare anche i club, purtroppo, ripeto. Partiamo dal Milan, che è l'unica squadra che sta cercando realmente di abbassare il monte ingaggi a livelli accettabili. Non vuole ricatti da chi cerca stipendi assurdi, ma soprattutto non fa plusvalenze. Come consideriamo un rosso di 66 milioni rispetto a quello da 200 milioni di due anni fa? Sicuramente buono. Ottimo, anche rispetto a un solo anno fa, che era meno corposo, ma continuava a essere di tre cifre. Ma quanto ha perso il Milan negli ultimi 10 anni? Quanti soldi ha dovuto mettere Elliott per far sì che il Milan sia quasi sostenibile? Qui, in un articolo di 2 anni fa, eravamo arrivati a meno 729 milioni in 10 anni. Allarghiamo lo spettro? Meno 195 nel 2019-2020, meno 104 nel 2020-2021, meno 66 ora. Di fatto sono 1,1 miliardi di euro spesi in 13 anni, 520,9 solo da Elliott. Cifre
incredibili, parlando solo di Milan. Adesso passiamo all'Inter, sempre considerando i dati di partenza di 2 anni e mezzo fa e incastrandoli con quelli dopo. Nel 2020 eravamo a quota 569, vabbè, poi c'è un link, ma nel frattempo c'è stato un discreto meno 102, un ciclopico meno 245 e un altro meno 140, arrivando a 1.057 milioni di euro spesi da Moratti, Toir e Suning. La verità è che il Covid ha scompigliato le plusvalenze, se ne fanno infinitamente meno anche perché i club piccoli non riescono spesso a vendere i propri giocatori. Gli ammortamenti affossano i bilanci e scavano le fosse. Gli stipendi sono troppo alti e i dirigenti chiedono soldi al governo. Ma perché? Alla fine il male è chi fa contratti dirige un carrozzone che porta tantissimi soldi a chiunque ne faccia parte. Ora che gli Zang hanno chiuso i rubinetti devono vendere. Ma chi dovrebbe ergersi a paladino dell'informazione l'altro giorno magnificava un aumento di capitale da parte nell'azzurra, dopo che ci sono prestiti per finanziare prestiti che non verranno mai estinti. Diversamente da Elliott, che è arrivato e ha passato la spugna sui debiti, Suning non ha fatto questo. Ce ne ha messi tanti, non c'è che dire, ma rifinanziare i debiti con tassi altissimi non è la mossa migliore del mondo. Qui, vabbè, parla del discorso Inter, del discorso Suning, e interessante l'appunto che fa sul fatto che il Covid abbia scompigliato le plusvalenze, che se ne facciano molte meno, perché giustamente i club più piccoli tendono a, per un discorso anche di assenza sempre più cronica di giocatori forti, tendono a chiedere cifre diciamo incredibili per i propri calciatori. Moro, dopo una stagione buona al Catania, è andato via a 2 milioni di euro, ragazzi, fortissimo Moro, però dopo 7 mesi fatti buoni 2 milioni di euro. Questo ti fa capire quanto cioè in prospettiva può far bene, però capite che è un rischio anche grosso, perché non è detto che Moro faccia così bene. Quindi i top club fanno meno plusvalenze, giustamente anche perché i club più piccoli tendono a vendere le proprie perle, che sono sempre meno, per un'assenza di giocatori di un certo tipo che provengono dal nostro tre giovanile e dall'attività di base, semplicemente, fino ad arrivare ai top club che non possono fare plusvalenze, non hanno quindi grandi guadagni e per di più hanno stipendi troppo alti, monte ingaggi esorbitanti e poi dirigenti e presidenti di Lega che si trovano a dover chiedere soldi al governo, proprio perché tutto ciò che è stato gestito in questo periodo è stato gestito male. Perché, parliamoci chiaro, giustamente soprattutto la Serie C chiede soldi al governo, aiuti, però in effetti la gestione degli ultimi anni non è che meriterebbe tanti aiuti, perché io posso comprendere il bisogno di aiuti, però dovevi gestirti meglio te. Il governo potrebbe dire anche così. Comunque, proseguiamo. Poi, fin qui abbiamo parlato di due squadre che non hanno saldo di proprietà, ma che fanno 6 milioni con una partita da tutto esaurito come il derby. Un soldato della Juventus con uno stadio alla metà è intorno ai 3,5 ed è sempre più raro, se non per le partite importanti, mentre l'Inter e Milan dovrebbe arrivare a 80.000 spettatori, non far nuovo San Siro da 60.000 e poi alzare i prezzi. Perché quello che è stato fatto a Torino ed è una scelta miope. Dopo i primi anni di straordinaria spinta, che comunque non arriva alla metà dell'Allianz Stadium, Inter e Milan non hanno saldo di proprietà, eppure valgono molto perché al netto di tutto hanno tifosi che vanno alla partita sempre e comunque. Questo è interessante però, perché lui ci dà una chiave di volta diversa. Cioè, va bene fare uno stadio nuovo, ridurre la capienza, però così facendo i prezzi li alzi, come hanno fatto a Torino. Il problema è che a Torino i tifosi ci vanno meno, perché i prezzi sono esorbitanti. A Milano comunque il San Siro è quasi sempre pieno, anche per Inter Cremonese, perché Inter e Milan vanno bene, perché Inter e Milan stanno facendo delle ottime cose in termini di risultati, e quindi in effetti la necessità, da un punto di sotto questo aspetto, di demolire San Siro e costruire un nuovo non c'è. Per quanto dall'altra, però, avere uno stadio più all'avanguardia, uno stadio più al moderno, al passo con i tempi, non che San Siro non lo sia, però uno più moderno forse servirebbe. Però qui c'è da trovare un punto poi in comune, ma interessante perché c'è una chiave di volta diversa.
E appunto si parla di Juventus. Nei primi anni di Agnelli, cioè fino all'affare Ronaldo, era più o meno in equilibrio, perché dopo un 2010-2011 davvero rosso con meno 100 milioni, poi tutto era andato più o meno a bilanciarsi. Ora è impossibile pensare che Exor sia felice di sottoscrivere ogni anno degli aumenti di capitale. Exor sarebbe l'azienda che gestisce la Juve, con un fatturato che non cresce e che soprattutto non crescerà. Quando fai sempre sold out e prendi un volano per il business come CR7, che però non funziona, come farai a superare 450 milioni? O vendi oppure ridimensioni. Quindi passiamo da almeno 166,7 milioni che erano colpiti dall'acquisto di Ronaldo a 71,4 del 2019-2020, 210 milioni del 2020-2021 e 254 milioni del 2021-2022, meno 535 milioni in 3 anni. Quindi una Juve piena e zeppa di debiti e di perdite. Come si fa? Probabilmente dovrà arrivare la Juve a fare come ha fatto il Madrid, il Barcellona, vendendo i propri asset. Qua anche perché è normale che Exor, o comunque la società che gestisce la Juventus, che ha la Juventus, che gestisce la Juventus dall'alto, non è che può sempre aumentare il capitale e immettere soldi di propria tasca perché la Juve si ritrova sempre in rosso in termini di bilancio, non può sempre ovviamente investire di tasca propria, soprattutto su una società come la Juve, sì, quotata in borsa, ma che non fattura tanto, perché se non si qualifica più in Champions, se non va più avanti in Champions, se non vende, non fa plusvalenze, non fattura nulla, perde solo. E quindi giustamente Exor una certa dice: chiudo i rubinetti, cosa io devo guadagnare un posto a stargli a perdere con la Juventus? E quindi questo è. Ma a questo punto, quali dirigenti d'azienda potrebbero sopravvivere a un simile tsunami? Nessuno. È vero che il Covid ha influenzato e non si può dire che non sia così, ma pensando a una perdita fra i 60 e 80 milioni all'anno in 3 anni, dove crediamo di andare? I club vivono sempre sopra le possibilità, poi danno la colpa ai procuratori che magari incidono per una trentina di milioni. Sono tanti, sono pochi? Probabilmente per prendere Rabiot servono 15 di commissione alla madre, ma poi non paghi il transfer, bensì uno stipendio monstre. Sono scelte. Quindi, questo è interessante, lui in un certo senso difende il procuratore e dice: sono solo una parte del problema. Le società incolpano loro quando hanno buchi di bilancio incredibili, quei 30 milioni di commissione che vanno ai procuratori sono solo una piccola parte di tutti i soldi che la società perde durante una stagione, per quanto in effetti io anch'io mi metto nei panni della società e 15 milioni di commissione a Rabiot sono tanti, però anche lì non gli vai a offrire un ingaggio di 10 milioni. Anche lì, discorso monte ingaggi. Abbassare il monte ingaggi è fondamentale perché i club non possono più continuare così nell'ottica della sostenibilità. Serve che si torni, comunque si arrivi ad una situazione in cui si viva nelle possibilità di un club. Quindi non dico spende tutto ciò che si guadagna, perché lì è utopico, perché comunque ci sta che una società accumuli debiti, ma che sia nella condizione di poter risolverli e che non siano debiti stramilionari, centinaia di milioni di euro. Questo è, perché poi qui abbiamo anche una graduatoria di tutte le squadre che hanno accumulato perdite nel corso dell'ultima stagione, credo. E il totale ammonta a più di 170 milioni di euro, con la Juve che capitana la graduatoria, poi la Salernitana che ha pochi soldi, ma giustamente la Salernitana è un club di minore portata. E chiudiamo con il discorso Roma. Per inciso la Roma ha perso 185 milioni nel 2020-2021, quindi appare evidente che sì, è una componente, ma è il 6% di una perdita. La Juventus paga il 6% del suo bilancio in commissioni, tutto il resto dove va? Stipendi, acquisti. La verità è che la ridimensionata andrebbe magari fatta anche agli agenti, capendo che il calcio non è sostenibile dai calciatori. Il Milan lo sta facendo, è un processo lungo, ma ci che può portare da qualche parte. Detto che se gli altri spendono quello che non potrebbero, continuando con gli aumenti di capitale, alla lunga rimanere competitivi sarà impossibile. E io con queste ultime frasi chiudo dicendo che sono stra d'accordo, cioè è giusto. La Juve paga una piccola percentuale di commissione agli agenti, vanno ridotte assolutamente, ma non sono tutto il problema, perché poi se hai un monte ingaggi che supera, diciamo, un tetto
un certo tetto per poi non centrare gli obiettivi, per poi non passare neanche il girone in Champions League, per poi non arrivare neanche quarta in campionato, è normale che ti ritrovi con un rosso di bilancio incredibile. Quindi la verità è che i club devono cercare, come dice sempre Gravina, di essere sostenibili, di spendere quanto possono, semplicemente come si fa in qualsiasi società quotata in borsa. Purtroppo la Juventus spesso è un po' aiutata dalla madre, nel senso che è un po' come quel figlio adolescente che va sempre in discoteca, che tanto non ha problemi perché comunque i 15 euro della discoteca la madre gli dà sempre. Così, allo stesso modo, la Juve si para sempre un po' i fondelli, comunque il fondoschiena, grazie agli aumenti di capitale. Però non si può sempre andare avanti così. Non si può sempre andare avanti così. Questo poco ma sicuro. Io a questo punto chiudo questo video extra large. Alla prossima. Ciao, ragazzi.